Sono un po' emozionato. Spero che l'acustica sia buona, perché io non ho un buon ritorno, sono un po' sordo, quindi abbiate pazienza. Abbiamo ascoltato l'introduzione del Suor Mary. Ecco, adesso passiamo dalla teologia di Dio, che a Scotto piaceva tanto, la teologia divina rispetto alla teologia nostra, e passiamo alle cose nostre. Io ho proposto quella che ho chiamato rilettura, nel senso che cercherò di attenermi al testo della questione 2 della distinzione 15 del quarto libro alle sentenze. In realtà Scotto qui svolge un discorso opportunistico, profitta del tema della satisfazio nel sacramento della penitenza per proporre effettivamente un quadro, un plesso di elementi strutturali di quella che noi chiamiamo o visione economica, se non vogliamo comprometterci, o chiamiamo etica economica. I temi che affronta sono quelli connaturali alla visione economica: il possesso, il trasferimento, l'uso, produzione e circolazione dei beni. La questione la organizza in 4 articoli. Il primo concerne il motivo della liceità della divisione dei beni, i dominia, secondo un mio e un tuo. Il secondo, il più esteso, considera le varie forme di trasferimento delle cose da uno a un altro. Il terzo focalizza le modalità di trasferimento del dominio e dell'uso delle cose. Attenzione a questa distinzione dominio e uso, che tornerà particolarmente importante nel seguito del discorso. Il quarto, con il quale risponde al quesito iniziale, se cosa bisogna restituire, raccoglie in elenco, come secondo il genere letterario dei trattati De Restitutionibus, le ragioni della restituzione, coloro che ne sono tenuti, i beni che vanno restituiti, quelli a cui vanno restituiti e quando vanno restituiti. Ora la nostra attenzione si soffermerà solo sugli elementi che ritengo essenziali dei primi 3 articoli. L'articolo sulla liceità dei domini privati presenta 2 peculiarità. La prima è che Scotto, da una parte, non condivide l'opinione diffusa secondo cui il diritto al possesso privato dei beni discenda dalla legge di natura, che pertanto coinciderebbe con il diritto divino. Dall'altra, si attiva per supplire alla conseguente lacuna di argomenti di ragione a favore della giustizia della divisione dei beni. Se viene dalla natura, perché dobbiamo argomentarlo? Ora, se il diritto di natura fosse coincidente con quello divino, dovrebbe prevedere la comunanza dei beni in quanto finalizzata alla pacifica convivenza e al sostentamento di tutti, e sarebbe, secondo retta ragione, non precludere a chiunque l'uso di qualsiasi bene. Lo stato di natura della pacifica convivenza e della partecipazione di tutti all'uso dei beni, ovvero quella in stato innocenzie, non esiste più a causa del peccato. Giacché non naturale, la divisione dei possessi ha dunque origini storico-culturali. E l'intervento, attenzione, qui proprio gioca sul paradosso, è l'intervento della razionalità umana che fonda per favorire la pacifica convivenza sociale che nella presente condizione umana verrebbe compromessa proprio dalla comunione dei beni. Se oggi ci fosse la comunione dei beni ci troveremmo di fronte a un danno. Di fatto, mossi dalla cupidigia, alcuni si avvarrebbero dei beni comuni oltre il necessario, anche ricorrendo alla violenza.
Speculare alla connaturale inclinazione a creare situazioni di privilegi e vantaggi è il dettato del versetto 9 di Genesi 10. Già nell'iniziale popolamento della terra, Nimrod è detto il valente cacciatore davanti al Signore. Sembra un'espressione innocente, ma in realtà non è così innocente. Inoltre, la comunione di tutti i beni sarebbe contro il necessario sostentamento di tutti, perché i più forti priverebbero i più deboli del necessario. Scoto riconduce questa seconda considerazione, che noi chiameremmo antropologica, evocativa dell'adagio Homo homini lupus, ad Aristotele, quando questi, nel libro secondo della Politica, difendeva la politia, cioè l'ordinamento sociale, che prevedeva la divisione dei beni, contro la politia socratica della comunione dei beni. Interessante l'asciutto commento di Scoto. La posizione di Aristotele a questo riguardo è più razionale, dice, in quanto tiene conto dello stato in cui versano gli uomini. Ovviamente Scoto lo pensa in rapporto al peccato, cioè alla condizione umana, Aristotele in rapporto invece alla razionalità equa, giusta per lui, della natura. L'altra peculiarità, la più sottile, è che Scoto qui profitta per impartire una lezione di filosofia del diritto ai legisti, c'è un mio collega legista, non ti dispiacere, cui i teologi attribuivano credito per giustificare una serie di naturali discriminazioni, pensate a riguardo dei servi, una serie di cose. Poi soprattutto in questo periodo, nel XIII secolo, come dire, da una parte c'è lo scontro tra i teologi e i legisti e i canonisti, dall'altra parte però in fondo erano ottimi alleati. Richiama infatti la citazione confluita nelle Institutiones di Giustiniano, il diritto civile, che anche a Parigi era iniziato l'insegnamento del diritto civile, oltre quello canonico, a tempo di Scoto. Infatti, secondo questa citazione confluita nell'istituzione di Giustiniano, è diritto di natura appropriarsi di beni in antecedenza non appartenuti ad alcuno, ante nullius est. Cioè, come noi bambini, appena vedevamo qualcosa, dice, l'ho vista prima io, dunque è mia. Per mostrarne l'arbitrarietà, Scoto attiva una strategia di logoramento. Inizia con un'insinuazione. E se l'onestà della genesi della divisione dei beni in essa enunciata fosse dettata dalla constatazione del dato di fatto della divisione, non si dovrebbe considerare quel suo fondamento semplicemente probabile? Non è allora più razionale, razionabilius, considerarla una legge positiva? Insinuata la probabilità del citato civilistico, dalla quale è indotto la maggiore ragionevolezza dell'intervento umano positivo, Scoto procede nella esplorazione degli elementi di razionalità che concorrono alla giusta legislazione umana. Posiziona dapprima l'organicità dei due elementi ormai ampiamente consolidati nella ricezione scolastica dell'etica Nicomaco e della politica di Aristotele. Spiega che vi concorre la prudenza, essa in quanto retto esercizio razionale ha il compito di escogitare le leggi giuste, atte a dirigere la vita pratica e morale di individui e di comunità. E vi ricorre la auctoritas, in quanto soggetto cui spetta di attendere alla dinamica della codificazione delle norme e alla loro efficacia. Poi si sofferma sulle due autorità in grado di esercitare potere nella vita di altre persone, la paterna e la politica, distinguendo nell'ambito della politica l'autorità personale o l'autorità di un insieme di persone. L'autorità paterna si manifesta derivata dalla natura, come guardando come i figli devono obbedienza ai genitori, non al padre, Scoto è preciso qui.
Diversamente, la politica che non deriva dalla natura e che presuppone coabitanti tra loro estranei a vario titolo, non sono parenti, vengono da altre nazioni, hanno altri interessi, eccetera, nasce dagli stessi soggetti coabitanti che concordano di eleggere e farsi governare da una sola persona o da più persone. Configura ovviamente il cosiddetto contratto sociale, ma in senso positivo. Entrambe le autorità politiche, scrive, sto citando, possono giustamente sottomettere a sé altre persone in quanto da queste stesse elette a legiferare su quelle cose, attenzione, che non sono contro Dio e che possono essere meglio governate dalla loro autorità di come sarebbero governate da se stesse. Il rovescio della comparazione melius quam sarebbe che l'autorità non è giusta quando la singola persona può meglio dirigere la propria vita di come la dirigerebbe l'autorità eletta da tutti. Quantomeno Scott qui suppone, non voleva che lo formalizzasse, il principio di sussidiarietà. Quello che io posso fare meglio lo faccio io, non lo deve fare un altro che non lo farebbe altrettanto bene come lo faccio io. È chiaro, è il testo. In definitiva, se le uniche due autorità in grado di disporre le leggi che altri sono tenuti a osservare sono la paterna e la politica, non rimane che immaginare un lontano momento storico in cui entrambe le autorità avrebbero dato luogo con legge positiva alla prima distinctio dominiorum. La paterna, come quando Noè, dopo il diluvio, destinò a ciascun figlio un pezzo di terra, o come quando Abramo fece scegliere a Lot la parte di terra che volle e tenne per sé quella rimanente. Gli dice, tu vai a destra, io vado a sinistra. Il principe o un insieme di persone, quando l'uno o l'altro avrebbe ricevuto dalla comunità il mandato di promulgarla. Scoto struttura l'articolo sul trasferimento, passiamo all'altro articolo, traslazio delle cose, beni, conseguenziale alla licità della divisione, su due assi analitici. Il primo consiste nel distinguere due specie di trasferimento, quella del dominio e quella dell'uso senza il trasferimento del dominio. Consapevole dell'innovazione, avverte che il giudizio etico, giustizia o ingiustizia, si forma in base a differenti criteri. Il secondo asse consiste nell'analisi della legittimità del trasferimento tanto in rapporto all'autorità della legge pubblica quanto in rapporto all'autorità privata del possessore. L'assioma posto in avvio è che si considera autorità in materia di trasferimento di possesso di beni solo la legge che è giusta. In prima battuta, spiega, è giusta in quanto conseguente alla giustizia della legge che istituì la prima divisione dei beni. Una induzione logica. In seconda battuta è giusta nei casi di prescrizione acquisitiva e usucapione, sono termini a noi noti, di beni immobili. La sua razionalità consiste nel compensare ad un difetto economico. Il legislatore pone rimedio alla negligenza protratta nel tempo dei proprietari di quei beni soggetti a trasferimento allo scopo di prevenire liti e contese che minaccerebbero la pacifica relazione tra i sudditi e così punire i trasgressori. Ma il trasferimento può essere deciso liberamente da un'intera comunità. In tal caso tutta la comunità opera come opererebbe una persona privata. Ora, una persona privata può legittimamente trasferire il bene o i beni di cui ha immediato possesso con due atti. Il suo atto può essere del tutto liberale qualora non chiede niente in cambio ed è fatta salva la libertà dell'accettazione da parte del percipiente la sua donazione. A questo riguardo Scoto apre una lunga parentesi sulla questione interna ai frati minori, ai quali nessuna legge positiva può impedire di rifiutare il possesso di un bene unilateralmente donato, come non può impedire che essi acconsentano invece solo all'uso di quel bene.
simpatico perché nella Reportatio Parisiensis, quindi la registrazione delle sue lezioni proprio su questa materia, esemplifica come, dice, i vescovi che vanno in giro dappertutto poi ricevono dei beni, dice, beni non dovuti, dice, il problema, l'atto dipende dai vescovi che accettano, e si riferisce poi in riferimento, fa un riferimento a una bolla di Bonifacio VIII proprio in questo tempo. Dice, ma la donazione vale quando c'è l'accettazione da parte dell'altro. Ovviamente questo caso esemplifica forma di trasferimento dell'uso del bene ma non del suo dominio. L'altro atto può anch'esso definirsi liberale, ma non in senso assoluto, bensì secondo un quid, cioè intenzionato allo scopo di ricevere in cambio un bene equivalente. Come il precedente, esso si realizza con il libero concorso di distinte persone. Diversamente dal precedente, esso dà luogo al genere dei contratti di scambio. Scoto accenna quindi alle tradizionali sei forme di contratto: cosa contro cosa, cosa contro denaro, denaro contro cosa, acquisto di cose con denaro, vendita di cose con denaro, scambio di denaro contro denaro. A queste fa seguire le forme altrettanto codificate di trasferimento di uso senza trasferimento di dominio: il comodato, la conduzione e l'affitto. L'analisi che svolge per il primo dei contratti, lo scambio di cose contro cose, non è qui implicato solo il baratto ovviamente, è paradigmatica per gli altri, che fa rientrare in quello che lui chiama scambio economico. Entra nel vivo della discussione sulla formazione del prezzo giusto e del ruolo in essa giocato dalla invenzione del denaro, discussione che a partire dai primi commenti al libro quinto, capitolo quinto dell'Etica Nicomaco, aveva interessato meno i filosofi e di gran lunga i teologi filosofi, cioè quelli che hanno fatto teologia però poi commentavano opere filosofiche. Tesi su questo tema a professarsi aristotelici, perfino più dello stesso Aristotele. In sostanza, Aristotele aveva ritenuto giusto lo scambio di beni di pari valore. I beni destinati allo scambio andavano quindi tra loro commisurati ricorrendo ad un termine medio artificiale attraverso il quale si potesse calcolare il rapporto proporzionale del valore di ciascuno, di cui l'accordo sulla funzione della moneta, la cui materia, attenzione, cosa non tenuta in considerazione poi nei vari commenti, spiegava nel capitolo nono del libro primo della politica, ha il valore intrinseco dell'utilità e dell'immediatezza del suo uso nei bisogni della vita, cioè non è solo misura ma è anche bene. Questa considerazione dovrebbe escludere la pura neutralità misurativa della moneta e porterebbe a includere nella seconda forma dell'arte crematistica aristotelica presentata nel capitolo 11 dello stesso libro il cambio delle monete, proprio la famigerata campsoria che i commentatori latini attribuirono ad Aristotele. È sostanzialmente un arbitrio rispetto all'esegesi del testo aristotelico. Alberto Magno, Tommaso d'Aquino e i loro seguaci avevano insistito nella ricerca del giusto calcolo dell'estimatio proporzionale dei valori inerenti alle cose oggetto di scambio, astraendo del tutto dal valore della produzione e della domanda delle cose stesse, e pertanto avevano limitato i loro discorsi all'illustrazione del quadrato attraversato dalle due diagonali disegnate a suo tempo da Michele di Efeso, un bizantino, e ripreso nel manoscritto che trasmetteva il suo commento al libro quinto e usato da Roberto Grossatesta per effettuare tra il 1246 e il 47 la traduzione in latino. Per la verità, molta storiografia ha ritenuto di enfatizzare il fatto che Tommaso d'Aquino avesse ammesso che nella restituzione, solo in quel caso, fossero scusate lievi differenze, modica dizio vel diminuzio, rispetto all'esatta somma dovuta. Certo è che anche egli si è concentrato sulla regola della estimatio oggettiva, la cosa. Ora, della fortuna storica della sua dottrina è indice il vigore con cui, secoli dopo, il Molina,
non era andaluso, vero? Ah, pure andaluso, mannaggia. Secoli dopo, ed altri ancora Molina, la difenderanno, quella di Tommaso, proprio contro quella di Scoto. E certo è che sulla scia di Tommaso Enrico di Gand era giunto a radicalizzare, quindi più aristotelico di Aristotele, a tal punto l'istanza aristotelica di equalitas, di valore prezzo dei beni di scambio, da sostenere che fosse possibile determinare l'assoluta esaltezza, proprio il bilancino. Da parte sua Scoto reimposta il concetto di valore economico delle cose che entrano nello scambio, respinge la pretesa razionalità della ricerca della misurazione assoluta, teorizza le oscillazioni entro la magna latitudo esigita dalla giustizia commutativa, ovvero l'estensione della considerazione delle componenti, l'attività di scambio e di circolazione dei beni prodotti dalla industria umana, voluti e usati da individui tra loro diversi e in tempi e ambienti differenti. Non capisco perché questo lo chiamano plusvalore, in realtà è il valore. Scoto concepisce lo scambio, la compera dal produttore o da un venditore, la vendita al consumatore o ad altro venditore, momenti di intensa socialità. Momenti nei quali le persone interagiscono rispetto all'oggetto bene, cosa o denaro. La moralità del loro interagire ha un fondamento primario di diretta responsabilità. Quando si parla di responsabilità significa dunque libertà, di diretta responsabilità personale, superiore quindi alla consuetudine e alla legge positiva. Qual è questo momento? Fa agli altri ciò che vuoi sia fatto a te. Ovviamente Scoto qui assume la forma positiva evangelica e la applica alla socialità economica. I soggetti coinvolti sperimentano sia il bene necessario dell'aiuto scambievole, pensata, mutua, necessitata, poche volte usa questo termine così chiaro e intenso, sia il bene del reciproco soddisfarsi, di rendersi contenti. Il latino, Va da sé che chi permuti o venda debba pensare a non subire danni e a non rischiare più del ragionevole. Ma va da sé che nelle varie specie di contratti i contraenti non vanno alla ricerca della indivisibile giustizia. Poi serviva ai confessori per attribuire penitenze, bensì del raggiungimento del fine della domanda che include l'aliqua donatio. Non si trova mai una visione così positiva, cioè i due si accordano regalandosi qualcosa. Un aspetto di, come dire, di esaltazione della vita sociale. La dottrina di Scoto sul prestito a interesse non è rivoluzionaria, presenta però rilevanti motivi innovatori. Mi soffermo su quello che mi sembra più significativo. Tommaso d'Aquino aveva ritenuto di mutuare gli argomenti di ragione per la condanna dei contratti scritti e non scritti di mutuo usurario dalla separazione introdotta da Aristotele tra attività economiche che seguono la natura e attività che vanno contro la natura, tra le quali spiccava l'immoralità dell'usura. Il nucleo delle argomentazioni di Aristotele è noto: nel prestito monetario non gratuito, la funzione del denaro per se stesso artificiale smette di essere mezzo per stabilire il valore dei beni di scambio e da essi separato diviene principio e fine di guadagni illimitati. Tommaso rafforzava la proibizione della legge naturale dei prestiti a interesse monetari e non, avvalorando un passo sull'usufrutto di campi ed edifici presente nelle istituzioni del diritto civile, che ne escludeva l'applicabilità, giacché simile la pecunia numerata ai beni che si consumano con l'uso. Di conseguenza, come se fosse vino, olio,
Di conseguenza, per Tommaso, il prestito pecuniario o di altra materia consumabile con l'uso non andava ricompensato, giacché il mutuante, donandola in uso, ne cedeva il possesso. Ebbene, il principio dell'innaturalità della separazione tra possesso e uso era quindi divenuto opinione comune. Si ritrova confermato, per esempio, nel Tractatus di Olivi, questo veramente mi ha sorpreso, e nel testo parallelo di Riccardo di Mediaville. Scoto non può ignorarlo e pertanto lo evoca come il principale argomento di ragione della illecità del mutuo. Adesso oppone però l'autorità della decretale exit qui seminat dell'agosto 1279 di Papa Niccolò III, e poi dice, e oggi si trova nel libro sesto delle decretali di Bonifacio VIII, per dire che è autorità confermata. La coerenza del ragionamento di Scoto è esemplare. Se la separazione di dominia è istituita dalla razionalità umana attraverso la legge positiva, per legge positiva un'altra autorità, civile o religiosa, può disporre quantomeno la separalità di dominio e uso. Coerente. Di fatto la exit, non è vero che l'ha fatto solo per difendere la povertà dei francescani, era nella logica delle cose. Di fatto la exit aveva stabilito la liceità della separabilità, anche in perpetuo, dall'uso dal dominio. Dopo Scoto, alcuni maestri francescani, tra i quali Viral Ott, invocheranno la decretale per affermare, questa volta oltre Scoto, che la proibizione dei contratti di mutuo lucrativi, cioè le usure, derivino solo dal dettato della rivelazione. Non ha un fondamento, come dire, nel diritto naturale e né è dunque giustificabile nell'ambito della legge positiva. Sicuro di sé e senza mezzi termini, Scoto dichiara infondata Abet falsum fundamentum, l'espressione si trova nella reportatio, quindi ancora più coraggioso mentre sta facendo lezione, la ratio di Tommaso e seguaci sull'immoralità del profitto da mutuo e propone la propria. Chi concede un mutuo, sto traducendo, non rimane dominus del danaro prestato, è un trasferimento di beni. Di conseguenza, se per quel danaro riceve qualcosa ultra sortem, oltre il capitale, cioè, non lo riceve come suo, o meglio, vende ciò che non è suo. La precisazione sive vendit non sum non è casuale. Il denaro per se stesso è né sterile né fruttifero, diceva già San Bonaventura. Può essere il possessore a pensarlo fruttifero. Quanti magari hanno denaro e non pensano che sia fruttifero. Ma chi lo usa lo rende fruttifero. In sostanza, il mutuante che intende ricevere il fructum de pecunia, l'ultra sortem, in realtà vuole avere il frutto dell'industria non sua. A ben vedere è aperto lo spazio della riflessione economica al lavoro, su cui non mi posso soffermare, però ne parla ampiamente proprio per contestare la dottrina sulla servitus, sui servi, nella distinzione 36 proprio del quarto libro, le sentenze. Veniamo al tratto che mi permetto ritenere di rottura in rapporto all'ambiente universitario parigino. Scoto entra nel merito dell'attività commerciale nella quale campeggia la figura del mercante che compra un bene non per usarlo ma per venderlo a un prezzo superiore. Per questo la chiama negoziativa, è importante sottolineare il termine, ma gli sta bene anche chiamarla pecuniativa o lucrativa e quindi farla rientrare nella cosiddetta economia pecuniativa con cui Guglielmo di Merbè, che aveva tradotto la crematistica di Aristotele, per i latini era un termine strano. Osserva subito che il giudizio di giusto e ingiusto ad essa appropriato, cioè l'attività del mercato, va formato in base a criteri supplementari e sono
la valutazione della sua utilità per il bene comune, la valutazione dell'equa ricompensa, delle prime volte che se ne parla, perché non volevano pagarli i commercianti, da corrispondere all'operatore che la esercita, in rapporto cioè alla sua diligenza, alla sua prudenza, ai rischi prevedibili e imprevedibili cui va incontro. Intanto, quanto al primo criterio, spiega che la società civile, la res pubblica, ha bisogno di molteplici profili di persone dedite alle attività di mercato, le cui professionalità sono essenziali al suo benessere. La società ha bisogno di gestori di magazzini per la conservazione dei beni prodotti e acquistati, gli importatori di beni scarsamente prodotti o per niente prodotti in patria, di esportatori, eccetera. Quanto al secondo criterio, Scoto propone due gradi di valutazione. I mercanti non vanno, e questo è particolarmente importante perché prima doveva pulire, i mercanti non vanno discriminati e omologati ai peccatori pubblici come le prostitute e così via, non allungo l'elenco. Vanno anzi tenuti, lo dice, come indispensabili alla res pubblica e hanno diritto a vivere del loro lavoro e ad essere tutelati. A un certo punto poi parla, dice, dovete pensare anche alle loro famiglie. Di più, poiché quanto più essi sono competenti, intraprendenti, coraggiosi nell'operare in patria e fuori patria, tanto più, vedete come è diversa la visione, non è la polis ristretta, attica di Aristotele, poi condivisa dai commentatori latini. Tanto più la società può avvantaggiarsi della loro industria, del loro lavoro. Qualora in un determinato territorio qualche loro profilo professionale fosse o assente o insufficiente, Scotto che lo dice, chi vi svolge la funzione di governo dovrebbe ritenere suo dovere individuare, assumere e stipendiare come ministri, rei pubblici, operatori in grado di svolgerle al meglio. L'attività di mercato è giusta, negoziativa giusta, quando i due criteri sopraesposti vengono osservati. Ciò non significa che tutte le pratiche commerciali siano ugualmente utili alla comunità civile e siano oneste. Scotto ne semplifica una, per lui intollerabile, perché impedisce quella che egli chiama, questo è veramente anche a me sorpreso, egli chiama commutatio economica, spendere quanto meno possibile, ovvero lo scambio negoziale diretto o prossimo tra produttore e consumatore, noi potremmo chiamarlo spesa a chilometro zero oppure un pochino un po' più elevato, negozi di prossimità. Cioè, la moltiplicazione non necessaria delle intermediazioni per Scotto è un fattore di moltiplicazione di danni ai produttori e ai consumatori. Pensate ai contadini che devono vendere le olive o il grano a niente. Quando poi gli intermediari improvvisati o addirittura sistemici, creano cartello, monopoli, eccetera, mettono in atto stratagemmi per comprare a basso costo i prodotti e rivenderli ad alto prezzo, compromettono in taluni casi anche la qualità della merce, ci portano roba scadente, perché nel frattempo hanno dovuto attendere che il prezzo si abbassasse, e soprattutto nella sua funzione di bene per lo sviluppo socio-economico. Gli operatori di tale sorta li indica nella forma dispregiativa francese di regratier, et vocatur, il in gallico regratier. Infatti mi sono dovuto guardare un sacco di lessici per capire che cosa intendesse, poi il testo me lo faceva capire. Li giudica come criminali e invoca per loro le punizioni più severe, che vadano sterminati o esiliati. Vabbè. Su questi due versanti, la visione positiva del mercato e del mercante espressa da Scoto segna una svolta sul versante stologico canonistico e su quello filosofico. Ora, a partire dal secolo XII, maestri e teologi e canonisti facevano a gara a esaltare l'agricoltura resa possibile da schieri di schiavi che non pagavano.
e a manifestare tutto il disprezzo possibile verso i mercanti che in realtà creavano la urbanitas, una città senza mercanti non esiste, e il mercato. Infatti le città più importanti di questo periodo sono quelle che avevano i grandi mercanti che poi davano luogo alle banche e così via. Avvalendosi di qualche espressione di Agostino, ma soprattutto consacrando la dura condanna della negoziazione, per questo era importante ricordare il termine che Scoto usa, che leggevano nell'Opus Imperfectum in Matteum creduto di San Girolamo, in gran parte assunto questo brano proprio dal Decretum di Graziano, quindi diventava non solo dottrina spirituale o riferimento teologico, ma addirittura poi canonistico. Per il versante filosofico vale considerare che la riscoperta latina della politica di Aristotele, la Translatio Imperfecta del 1265, la completa poco dopo, si concretizzò nella ricezione di Alberto Magno e Tommaso d'Aquino, anche se quella di Tommaso d'Aquino è interrotta fino al secondo libro, però viene conseguita nello stesso stile da Pietro d'Alvernia, e nella loro influenza sui commentatori del 300 e del 400. La prospettiva di lettura di questi teologi filosofi fu di astoricizzare la teoria aristotelica della naturalità e innaturalità dei bisogni economici e della naturalità e innaturalità dell'arte pecuniativa e di trasferirla nelle aule scolastiche della cristianità. Il pregiudizio religioso verso i mercanti e il mercato trovava così in Aristotele l'alleato ideale. Alberto Magno, ad esempio, in uno dei commenti al capitolo 9 del libro primo della politica, a conforto del giudizio negativo di Aristotele verso i commercianti di piazza, cita le espressioni più dure dello pseudo Crisostomo. Ancora un esempio. Tommaso d'Aquino, nel suo De Regno ad Regem Cipri, quindi scrive a un re, una delle sue ultime opere, subito dopo aver riconosciuto l'utilità civile del commercio, deve pure governare, insomma, sto re, avverte il sovrano cui scrive di tener conto che Aristotele aveva messo in guardia sui pericoli derivanti dalla presenza nelle città dei mercanti. E fa, dice, perché i mercanti vanno, come dire, considerati stranieri e vanno allontanati? Perché i mercanti sono come gli altri, esterni alla città, quindi forestieri, che vanno nella città, portano i loro usi, i loro costumi e così via, altro che integrazione. Vanno considerati come strani e tenuti lontano. Si tratta dell'interpretazione alquanto forzata questa volta di un passaggio del capitolo 6 del libro 7 della politica. Comunque sia, una traccia dell'ideale, o meglio dell'utopia, dell'autosufficienza economica della polis aristotelica si scorge nelle parole conclusive di Tommaso. Conviene che la perfetta civitas con moderazione ricorra ai mercanti. Note conclusive. Completata la sommaria rassegna degli elementi strutturali dell'etica economica di Scoto, mi paiono opportune due rilievi, osservazioni. Per la prima nota mi sia consentito volgere il pensiero ad Al-Ghazali, morto nel 1111, due secoli prima di Scoto, comunque, che ritenendo la povertà non volontaria e dunque ascetica, un abominio agli occhi di Dio, di Allah, evoca il detto del personaggio coranico Luqman, già appartenuto alla tradizione preislamica: con il guadagno lecito bisogna sconfiggere la povertà, che traduce da islamico nel dovere dell'autorità civile di promuovere la prosperità economica della comunità. Quanto alla seconda nota, credo vada preso sul serio l'atteggiamento assunto da Scoto a fronte dell'entusiasmo dei suoi contemporanei, che poi hanno condizionato il seguito storico, verso il naturalismo aristotelico dal quale
pur da una prospettiva diversa, oggi si presume attendere perfette ricette di benessere per la salute, per la psicologia, l'economia e così via. È recente una pubblicazione a più voci sull'autorità morale e normative della natura Moyen Age, proprio di 2 anni fa. Ha tanta fiducia nella natura maestra, legislatrice e giudice, io preferisco la rigorosa e onesta etica dell'argomentazione o etica del sapere che onora la razionalità umana e che credo costituisca la lezione magistrale del francescano Duns Scotus. Grazie.